Ecco qua, amici, volevo farvi vedere che cosa ho comprato nel mio giretto al vivaio. Ho preso questa pianta che somiglia molto all'erica, però non è erica, si chiama Calluna vulgaris, e questa qui resiste molto bene alle temperature autunnali e anche invernali, e quindi io la metterò sul mio balcone. L'ho comprata di questo colore e di questo rosa più chiaro. L'ho comprata per fare una composizione con quest'altra piantina che mi piace tantissimo, non so come si chiami perché non c'era scritta, eccola qua, si chiama Muehlenbeckia Maur, Muehlenbeckia complexa, si sì, ha un nome impronunciabile, però è bellissima, cioè veramente con queste foglioline piccole e rotonde e questi rametti così sottili marroni, è stupenda. Volevo metterla insieme e fare una composizione così, però poi mi hanno detto che in realtà queste piante sono molto invasive e soffocano gli altri fiori, le altre piante, quindi mi hanno consigliato in realtà di metterla in un vaso da sola. Di queste piante ne ho prese due. E poi ho preso un ciclamino che è anche profumato di ciclamino leggermente, certo non come quelli della montagna che vi ho fatto vedere, ma di questi ce n'erano tantissimi di tutte le misure, più piccoli, più grandi, giganti, rossi, bianchi, viola, rosa. E anche di queste, ce n'erano anche di bianche. Nel complesso, come avete visto, forse, cioè, non vi ho fatto vedere tutto, però il vivaio era strapieno di fiori. C'erano anche delle belle piante che fioriscono in autunno, che avrei voluto comprare, però erano molto costose, 9 euro al vaso, sono andata così a fare una breve ricerca su internet e ho letto che sono piante abbastanza difficili da coltivare, quindi io ho ripiegato su queste che sono le classiche che tutto ogni autunno di solito acquisto, e vabbè, insomma non avrò molta fantasia, ma queste di solito sono sicura che mi durano tutto l'autunno. Ecco, quindi adesso dovrò piantarle, anche se non ho vasi sufficienti. Però prima volevo capire che cosa sta succedendo a questa piantina che in realtà è una pianta che dovrebbe prosperare, perché di solito è una pianta molto rigogliosa, tende ad essere molto vitale questa pianta, però vedo che ormai sta languendo da parecchio tempo, quindi volevo capire se c'era un problema magari nelle radici. Perciò io cosa faccio? Svuoto e provo a vedere cosa sta succedendo. Allora, in effetti qui ci sono delle radici che sono marcite, vedete? Quindi lei poverina
sta soffrendo perché è rimasta con queste radichette piccolissime. Questa pianta ha avuto un exploit, cioè ha emesso delle foglie nuove quest'estate, ma poi improvvisamente si è fermata e addirittura ha cominciato a soffrire, tanto che tutte le altre foglie che aveva sono diventate tutte secche e quindi qui vedete che sono queste radici che lei aveva che sono marce. Allora adesso io tenterò un'azione di salvataggio e le cambierò il terreno, sperando che queste piccole radici poi la facciano sopravvivere. Qui ho cambiato il vaso, ho cambiato la terra, il terriccio e adesso darò un po' da bere di acqua con del fertilizzante per vedere se alla fine questa piantina si riprenderà. Ecco, adesso io volevo piantare questa in questo vaso grande e insieme al ciclamino. Però ho paura che queste due piante alla fine si soffochino. Non lo so perché il vaso in realtà è molto profondo, quindi in lunghezza le radici possono trovare comunque molto terreno. Ma forse non ho i vasi adatti, probabilmente servirebbero dei vasi un po' più larghi, che però io non ho. Vabbè, nel frattempo, anche perché il mio balcone è veramente piccolo, quindi se io metto troppi vasi larghi non riesco più a camminarci sopra e la mia cagnolina non può più andare lì fuori a guardare la strada, a guardare i gatti sull'altra finestra, insomma. Vabbè, allora, finché ci penso, ho deciso di farmi un caffè. Allora, alla fine ho scoperto che questa piantina può vivere anche all'interno e è una pianta rustica che sopporta bene il clima freddo, però insomma non sotto lo zero e nei climi temperati vive anche fuori, ma quando la temperatura scende sotto lo zero la pianta va in sofferenza, però può vivere anche in casa e quindi io una piantina l'ho messa fuori e se durante l'inverno farà troppo freddo la ricovererò in casa magari la notte e siccome mi piace tantissimo una l'ho messa qui vicino alla finestra. In questa posizione dovrebbe avere abbastanza luce e vediamo insomma se poi sarà il posto adatto per il suo benessere. Bene, mi piace tantissimo, ho messo anche questo cuoricino qui sul secchio e adesso devo terminare di sistemare i vasi, alcuni li ho sistemati, mi mancano il ciclamino e l'altra pianta rosa. Mi mancano quelle due piante.
per le quali non ho i vasi giusti. Poi ho sistemato anche questa pianta qui, che è stata la prima pianta che ho portato in questa casa l'anno scorso, e ho cambiato vaso, l'ho messo più grande perché da sotto mi sono accorta che uscivano le radici. Allora, oggi sono andata in un negozio per vedere dei cardigan. Proprio cercavo il maglioncione gigante, vedete, proprio da mettere sopra le camicie, le maglie, anche per uscire. Io li uso molto questi. Qui adesso non vedete nulla perché è blu scuro e la luce non è il massimo, però è uguale a questo che è grigio, vedete, con le tascone. Sono quei cardigan molto belli da mettere sopra i jeans, sopra i leggings, ma anche sopra magari un abitino con gli stivali, poi impreziositi con le mie spille all'uncinetto oppure con qualche collana. Io questi li uso tantissimo e li ho trovati in un negozio di Verona che si chiama Palma, che è un outlet di grandi marche, cioè di stilisti, di marche di abbigliamento di solito abbastanza costose, e lì si trovano a prezzi veramente bassi. Questi sono anche di ottima qualità perché sono 50% lana e sono di questa marca Acqua Fredda, una marca di abbigliamento italiana di Como, credo, anche se non sono sicura, che è caduto tutto. Questa maglieria di qualità. Questi costavano la bellezza di 129 euro a prezzo pieno. E sapete quanto li ho pagati? 15 euro. Quindi con 30 euro io ho due bellissimi cardigan in lana che userò tantissimo nella stagione fredda. Vedete? Ma voi direte: ma tu che sei Madame Crochet, perché non li fai all'uncinetto? E beh, perché in realtà acquistando un filato di qualità non si spendono solo 15 euro, se ne spendono di più, e poi perché comunque per fare un maglione così ampio ci vogliono un bel po' di ore di lavoro, almeno per quello che mi riguarda. E quindi se mi mettessi a fare una cosa così adesso sarebbe pronta per l'estate prossima, e forse. Bene, oggi era la mia giornata di riposo, ma in realtà sono stanchissima perché ho fatto mille cose e quindi finalmente è scesa la sera, adesso mi metterò qui sulla mia poltrona a lavorare all'uncinetto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che probabilmente sarà un tutorial, per i prossimi regalini di Natale. Ciao a tutte!